Allora, al punto 11 comincia a entrarsi in zona caldissima. È il momento di mirare, in effetti, ora miro, dopo aver effettuato la trazione secondaria, ho sentito che la scapola della corda e cerco di ruotare verso la colonna vertebrale, sempre guardando solo il centro universale, l'avambraccio è rilassato, ora miro, sono in apnea, la punta della freccia è completamente sfocata in visione secondaria, la quale si posizionerà automaticamente nel posto giusto, perché la mira accade, inconsciamente, in modo, attenzione, attenzione, in modo del tutto istintivo, in modo del tutto istintivo. Eh sì, istintivo. Nel mentre, sento la giusta tensione dorsale dal lato della corda, sento la giusta tensione dorsale dal lato della corda e penso di uscire da un ipotetico clicker. Poco prima del rilascio sposto l'attenzione sulla tensione del braccio dell'arco e mi si forma nella mente il follow-through ideale. Le dita della corda si rilassano in modo del tutto inatteso e la freccia va. Riffo. Nel mentre accade la mira, sento la giusta tensione dorsale, sento la tensione dorsale. Ok, sento che si prende in carico questa trazione, il muscolo dorsale. Devo crearmi a questo punto anche una strategia e sento la tensione dorsale, sento di uscire da un ipotetico clicker, quindi cosa vuol dire? Che mi devo espandere leggermente, ma internamente, non si deve vedere niente. Se devo solo sentire che la tensione rimane e internamente devo incrementare questa tensione, proprio come se dovessi uscire da un clicker. Ma non basta quello. Poco prima del rilascio, quindi poco prima del rilascio, e questa è forse la strategia più importante, no? Poco prima del rilascio, poco prima del rilascio, sposto l'attenzione sulla tensione del braccio davanti. Quindi sulla concomitanza fra braccio dell'arco e centro del bersaglio, la strategia un po' usata dai tiratori istintivi, no? Non cambia mica niente, cioè nessuno inventa mai delle cose più strane, sono sempre le stesse. Ecco che la mia attenzione si sposta sul braccio dell'arco. La mira non mi devo ancora preoccupare, no? Vedo, non vedo. Non è ancora successo, perché quando la mira è arrivata al punto giusto, inconsciamente, le dita si apriranno, perché è una concomitanza di tanti fattori che devono entrare, deve formarsi questo puzzle, no? Quando il puzzle è completo, le dita si apriranno e la freccia partirà, e la freccia andrà nel 10, nel centro perfetto. Quindi io dovrò spostare, ho sentito la tensione dorsale, ho spostato l'attenzione sulla tensione del braccio davanti. La tensione è sempre pronta. Mi si forma nella mente il follow-through ideale e la freccia parte. Sono ancora perfettamente in tensione verso il bersaglio. La freccia è arrivata sul bersaglio. Posso scendere, ancora l'occhio sul bersaglio. Sono sicuro che è centro perfetto. Che teoria bella. Senti. Sono ancora in tensione col braccio dell'arco verso il bersaglio, la mano della corda va naturalmente all'indietro,
sfiora la guancia e l'orecchio, il polso della mano dell'arco si rilassa all'istante, la freccia è sul bersaglio, io sono ancora con lo sguardo fisso sul centro e il braccio dell'arco protegge in avanti. Chi vuole mi può richiedere tutto quello che ho scritto, me lo può chiedere, io glielo mando tranquillamente. E qua questa, ricordo, è la mia sequenza, la mia strategia. Però ognuno è una falsariga su cui uno può costruire la propria. Ovviamente mettendoci del proprio, no? Ovviamente. Può anche col proprio istruttore. Questo sta anche a significare quanto sia importante soffermarsi dall'ancoraggio al rilascio, ma per tutti, no? Perché è in questa fase, dall'ancoraggio al rilascio, che io devo affinare la fisicità, quindi la meccanica, la biomeccanica degli allineamenti muscolari. Sì, posso prepararli prima, posso fare in modo che arrivato a un certo punto, sempre lo stesso, posso rilasciare, però non sarò mai preciso come avere una percezione sensoriale superiore. Se io riesco ad avere una percezione sensoriale notevolmente superiore, ce l'ho solo, aumentando le percezioni, aumentando i tempi, sentendo gli allineamenti, poi alla fine di tutto ci penserà il mio istinto, il mio inconscio, a capire dove mettere la punta della freccia o qualsiasi altro riferimento di cui io utilizzo, pure la parabola argentata, anche quella è degnissima, allora rilascio. Ma quando rilascerò sarò sicuro che sarà ripetibile, che saranno sempre le stesse sensazioni, che sarà sempre lo stesso allineamento e soprattutto che le forze in gioco sono allineate, perché solo se le forze in gioco allineate riduco il caos, e se riduco il caos aumento in modo esponenziale la precisione del mio tiro.